Il Consiglio europeo ha dato il via libera all'attribuzione di stati candidati all'ingresso nell'Unione a Ucraina e Moldavia. Oggi sul tavolo dei 27 la questione energetica e le misure di contenimento degli spread, temi questi sui quali rimangono ancora alcune divergenze tra gli stati membri. Il premier italiano Draghi ha proposto per i primi di luglio la convocazione di un consiglio straordinario per affrontare l'emergenza sulle forniture del gas. Una giornata storica, con l'ingresso dell'Ucraina l'Europa sarà ancora più forte, così il presidente Zelensky sulla decisione del Consiglio europeo. Intanto sul campo si continua a combattere, mentre gli Stati Uniti annunciano un ulteriore stanziamento di 450 milioni di dollari in armamenti. Agli ucraini sono arrivate le forniture di missili a corto raggio HIMARS che potrebbero rallentare l'avanzata russa nella Donbass. Di Maio ha presentato ieri i nuovi gruppi parlamentari di Insieme per il Futuro. Secondo il ministro degli Esteri, il ruolo della sua formazione sarà quello di stabilizzare il governo evitando populismi e sovranismi. Di Maio ha anche preannunciato altre adesioni. A distanza la replica del leader dei 5 Stelle Conte: non importa essere primi nel palazzo, dice, conta essere primi vicini a chi non conta. L'emergenza dovuta alla siccità è al centro dell'attenzione del governo in collaborazione con le regioni e la protezione civile. La carenza idrica sta causando enormi danni al settore agricolo, che potrà proclamare lo stato di eccezionale avversità atmosferica quando il danno provocato dalla siccità superi il 30% sulla produzione lorda vendibile. Le 7.30, buongiorno a tutti voi e ben ritrovati. Dunque, il Consiglio europeo ha detto sì alla concessione a Ucraina e Moldavia di paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea. Via libera in prospettiva anche per la Georgia. Zelensky, il presidente ucraino, ha detto è un momento unico e storico, il nostro futuro è nell'Unione europea. Soddisfazione naturalmente anche da parte del ministro degli esteri Kuleba, che ha detto la svolta è stata la visita di Draghi, Macron e Scholz a Kiev. E oggi c'è la giornata, la seconda e giornata conclusiva del Consiglio europeo. Vediamo il servizio. Sarà l'energia, i prezzi, l'inflazione il grande tema della seconda giornata del vertice di Bruxelles, con al centro la proposta italiana coordinata con la Francia a tenere a luglio un vertice straordinario che prepari l'Europa a quello che si annuncia come un inverno freddo e difficile. Mario Draghi non rinuncia a difendere la sua posizione. Per calmare i prezzi è necessario fissare un price cap, un tetto per il gas, proposta che comincia a fare breccia. Anche l'Olanda, che si era detta scettica, ora afferma: non siamo contrari per principio, ma vogliamo studiare il meccanismo per verificare che non crei nuovi problemi. Oggi sarà anche la giornata di Christine Lagarde, la presidente della BCE, dovrà spiegare la sua strategia contro l'inflazione e lo scudo antispread. Ieri è stata una giornata storica per la decisione dei 27 di concedere lo status di paesi candidati a Ucraina e Moldavia. Zelensky firmò la richiesta mentre Kiev era sotto l'attacco russo ed è la prima volta che lo status viene concesso a un paese in guerra. Un grande gesto di solidarietà da parte dell'Unione, accolto con grande soddisfazione dal presidente ucraino in videocollegamento. Sarà certamente un percorso lungo e difficile, tutti ne sono consapevoli, ma è una decisione politica e simbolica per affermare davanti alla Russia che l'Ucraina guarda definitivamente all'Occidente. E allora andiamo a vedere però che cosa succede proprio in Ucraina, dove l'avanzata russa nel Donbass sembra davvero non fermarsi. Intanto sono arrivati i nuovi sistemi lanciarazzi annunciati dagli Stati Uniti, sono i sistemi HIMARS, dovrebbero aiutare le truppe ucraine nel fermare l'avanzata russa, e poi ulteriori 450 milioni di dollari in aiuti militari. Vediamo. Grazie al vertice di tutti i leader europei, grazie ai nostri eroi, tutti coloro che con le armi in mano difendono l'indipendenza del nostro paese. A parlare così è il presidente Volodymyr Zelensky alla notizia del sì dell'Europa alla candidatura per l'Ucraina. È una delle decisioni più importanti, ha detto, in 30 anni di indipendenza, ed è il più grande passo verso il rafforzamento dell'Europa che possa essere compiuto mentre la guerra russa mette alla prova la nostra capacità di preservare libertà e unità.
Di svolta decisiva ha parlato anche il ministro degli esteri ucraino Kuleba, che ha attribuito il merito di essa alla visita a Kiev di Draghi, Macron e Scholz. Ma il Cremlino, dal canto suo, avverte la pace con Kiev solo alle nostre condizioni, mentre dagli Stati Uniti prosegue e anzi accelera la fornitura di mezzi. In arrivo i lanciarazzi americani in Mars e l'annuncio imminente di ulteriori 450 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Intanto sul campo gli ucraini trincerati nello stabilimento chimico Azot di Severodonetsk si dicono disposti ad arrendersi se verrà garantita l'incolumità dei civili, a riferirlo una fonte delle milizie separatiste filorusse del Luhansk, mentre duri combattimenti sono andati avanti per tutta la notte e molte strutture difensive sono state distrutte proprio nella zona industriale di Severodonetsk. A ridimensionare il peso del duro colpo subito in quell'area dagli ucraini, un report del centro di studi statunitense Institute for the Study of War, che pur riconoscendo la forte perdita di terreno e i guadagni sostanziali nella zona di Severodonetsk-Lisichansk per i russi, gli ucraini, si legge nel dossier, hanno fondamentalmente raggiunto il loro obiettivo nella battaglia, rallentando le forze russe. Ma un altro fronte, sempre comunque piuttosto complesso, resta quello di Mariupol, definita sull'orlo di una catastrofe epidemiologica dal sindaco Vadim Boichenko, che ha spiegato come in città si stiano sempre più diffondendo gravi malattie infettive, tra le quali ci potrebbero essere virus letali come quello del colera, effetto strettamente collegato con le 9.000 tonnellate di rifiuti che hanno invaso le strade, facendo di Mariupol, ha detto ancora Boichenko, un vero e proprio ghetto, dove le condizioni mettono a rischio la vita dei residenti rimasti. E il presidente russo Putin ha partecipato in un vertice virtuale, il 14esimo, con i leader dei cosiddetti paesi BRICS. Oltre alla Russia c'è il Brasile, c'è l'India, c'è la Cina e c'è il Sudafrica. Vediamo che cosa hanno deciso. Una via d'uscita dall'attuale crisi è possibile solo con una leale cooperazione. Le parole pronunciate dal presidente russo Vladimir Putin potrebbero sembrare paradossali se collocate al di fuori del contesto in cui le proferisce, ma sono perfettamente in linea con quella fine del mondo unipolare da lui più volte preconizzata dall'inizio della sua guerra in Ucraina. Siamo infatti al 14esimo summit dei paesi BRICS, la sigla che riunisce, oltre alla Russia, Cina, India, Brasile e Sudafrica, summit ospitato in modalità virtuale da Pechino, da Xi Jinping, e la leale cooperazione alla quale fa riferimento il leader del Cremlino è appunto quella tra questi paesi formalmente non allineati all'Occidente sulla crisi ucraina. Cooperazione contro le azioni egoistiche di quello stesso Occidente accusato di trasferire al mondo i propri errori macroeconomici. Per questo, per costruire un mondo multipolare, i BRICS devono, a suo avviso, accrescere il proprio ruolo. Insomma, nella prima vetrina internazionale, sia pur virtuale, che gli si presenta dall'inizio della guerra, Putin cerca la sponda di chi alle Nazioni Unite si astenne sulla risoluzione di condanna dell'invasione russa dell'Ucraina, con l'eccezione di un Brasile il cui governo resta sospeso tra la ricerca della neutralità e la fedeltà all'Occidente, e di chi non ha mai aderito, Brasile compreso in questo caso, alle sanzioni contro Mosca. Sponda trovata nel presidente cinese Xi Jinping, padrone di casa che da anni cerca di fare dei BRICS un contraltare alla governance globale dominata dall'asse euroatlantico e a quel G7. I cui leader si incontreranno a fine settimana in Germania. Superare i piccoli circoli egemonici e approdare alla grande famiglia di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità è infatti la finalità dichiarata da Xi, che nel suo discorso di apertura sollecita il ricorso all'autentico multilateralismo e ad un sistema internazionale con al centro le Nazioni Unite e l'abbandono della mentalità da guerra fredda. E dunque, in quest'ottica, individua un pericolo nell'espansione delle alleanze militari e giudica dannose le sanzioni unilaterali già definite ieri, un'arma a doppio taglio. E rientriamo in Italia per parlare di politica, perché continua il botta e risposta a distanza tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio dopo la scissione decisa e annunciata dal ministro degli esteri, che ieri ha già nominato i due capigruppo per Camera e Senato. Vediamo. A 48 ore dallo strappo definitivo con il Movimento 5 Stelle da parte di Luigi Di Maio e di altri 60 parlamentari, lo scontro tra ex non conosce tregua. Giuseppe Conte attacca così. In questi giorni è stato sottolineato che non siamo più la prima forza politica in Parlamento. Direi che essere i primi nel palazzo non è tutto. E poi incita i suoi. Avanti Movimento, vicino a chi non conta, non ha voce, a chi rimane, agli altri invisibile.
Inoltre i 5 Stelle spiegano che la scissione non si è prodotta sui territori nelle stesse proporzioni con cui si è manifestata nelle Camere e che con la casa madre resta Beppe Grillo e Giuseppe Conte rassicura Draghi sul sostegno al governo. Di fatto il movimento esce rivoluzionato dopo l'abbandono dei dimaniani, non solo per il dimagrimento dei gruppi parlamentari, ma anche perché da ora in poi tra i pentastellati avranno più peso coloro che non hanno mai guardato al governo Draghi con molto entusiasmo, appellandosi a valori originari. Proprio quei valori da cui il ministro degli esteri intende allontanarsi definitivamente. La nostra non sarà una proposta qualunquista e populista, spiega Di Maio. Non sarà un partito personale, ma una formazione da costruire con chi amministra città e regioni. Ho preso le distanze da un movimento che si radicalizza. Intanto la nuova creatura, denominata Insieme per il Futuro, prende forma, scelti i capigruppo, Primo Di Nicola al Senato e Yolanda Di Stasio alla Camera. E i numeri potrebbero farsi presto ancora più consistenti, in arrivo probabilmente deputati da Coraggio Italia, il cui gruppo alla Camera si è sciolto dopo le ultime defezioni. Il sindaco di Milano, invece, nonostante l'appello di Di Maio, diretto proprio ai primi cittadini, resta alla finestra e spiega. Stimo Di Maio, non c'è dubbio, però il punto è che tutti parlano del centro, ma io non so esattamente cosa voglia dire. Salvini invece attacca. A noi, dice, interessa rispondere con i fatti, mentre gli altri litigano e si dividono, lo sappiamo, per le poltrone. Enrico Letta per il PD mette in guardia sul populismo. L'idea che con la scissione del movimento sia finito non è fondata. Nel paese c'è forte substrato di profonda difficoltà che si tramuta in profonda rabbia e deve trovare in noi gli interlocutori. Parliamo adesso di odio, intolleranza, razzismo. Ieri la senatrice a vita Liliana Segre, che ne presiede la commissione, ha presentato i risultati dell'indagine conoscitiva. Vediamo. È un discorso commovente quello che Liliana Segre, senatrice a vita e presidente della Commissione sull'intolleranza, il razzismo, l'antisemitismo, l'istigazione all'odio e alla violenza, sceglie di fare nel giorno in cui chiede che l'odio che si diffonde sui social e sul web venga perseguito da una nuova legge. Davanti agli occhi alla presentazione dei risultati dell'indagine conoscitiva della Commissione, ma invece di leggere il testo della presentazione, decide di raccontare la sua drammatica storia per far capire che i discorsi di odio non sono pura teoria, ma un nuovo possibile inizio di una storia già vista. Dalle vignette sui neri e gli ebrei disegnate nella scuola che frequentava da bambina, l'espulsione dalla sua stessa scuola, sino al tentativo di fuga che l'ha portata ad Auschwitz, dove, racconta Liliana Segre, era costretta a vivere come un animale, brucando nelle tamai, sfilando nuda davanti ai suoi persecutori. Quando sono tornata ad Auschwitz, ricorda la senatrice, avevo perso una casa ricca di ricordi, a poco meno di 15 anni ero brutta, grassa, selvaggia, incolta. Eppure non ho mai usato le parole odio o vendetta, il contrario dell'odio è l'amore che sono riuscita a trasmettere ai miei figli e ai miei nipoti. Il documento redatto dalla Commissione del Senato approderà in aula. Nell'indagine appare chiaro che l'odio diffuso sui social non rimane confinato sul web, ma ha ricadute anche nella vita reale. Per questo la rete non può restare un luogo senza regole, preda di chi può urlare insulti e minacce di ogni sorta senza temere alcuna conseguenza. L'emergenza siccità, regioni al lavoro per ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza. Intanto il settore dell'agricoltura è davvero in ginocchio. E intanto uno studio rivela che la temperatura dell'acqua nel Mediterraneo è salita di 4 gradi. Vediamo. Le intense piogge e temporali previsti per oggi su buona parte del nord Italia non basteranno per arginare la crisi idrica del nostro paese, anzi l'allerta gialla con il rischio di forti precipitazioni emanata dalla Protezione Civile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, Lombardia, alcuni settori del Piemonte e del Trentino Alto Adige potrebbe fare ancora più danni in quei territori assetati d'acqua. L'emergenza siccità continua e sarà affrontata su più fronti dal coordinamento istituito tra i ministeri, la Protezione Civile e le regioni. Bisogna definire gli interventi necessari, soprattutto per il settore agricolo in grave sofferenza da settimane. È stato deciso che si potrà proclamare lo stato di eccezionale avversità atmosferica quando il danno provocato dalla siccità superi il 30% della produzione lorda vendibile. Si va verso un decreto ad hoc per la dichiarazione dello stato di emergenza, mentre i governatori chiedono dei fondi del PNRR per la realizzazione di nuovi invasi, per la raccolta dell'acqua piovana e per ammodernare gli impianti già esistenti. La prima regione una settimana fa a invocare lo stato di emergenza è stato il Piemonte. Gli invasi sono i minimi storici, con una riduzione in media del 50%, ma per una scelta corale mancano ancora i parametri delle altre regioni sulla gravità della situazione.
Per i prossimi 15 giorni i gestori degli impianti idroelettrici in Piemonte rilasceranno circa 38 milioni di metri cubi d'acqua, è la metà di quella che serve per dare sollievo alle coltivazioni in questa fase critica. Nel frattempo però le amministrazioni locali si muovono singolarmente per evitare il peggio. Si chiudono le fontane pubbliche, vietato il lavaggio delle auto e l'innaffiamento di orti e giardini, fino allo stop all'erogazione dell'acqua potabile di notte. Non piove da settimane, le acque del Po mai così basse da 70 anni. Al delta del grande fiume tra Veneto ed Emilia il Cuneo salino è risalito di decine di chilometri e inquina l'acqua che serve per irrigare i campi. Ed ora l'andamento del Covid, perché sono in aumento i contagi della cosiddetta sottovariante Omicron. Gli esperti dicono è più contagiosa ma meno letale, perché colpisce le vie aeree superiori e non direttamente quindi i polmoni. Il Covid corre sempre più veloce, ieri ci sono stati 56.000 nuovi casi e il tasso di positività è schizzato al 22,6%. Aumentano anche le vittime, 75, il giorno prima erano 50. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha ridisegnato la mappa a colori del nostro paese in base alla percentuale di contagi ogni 100.000 abitanti e ora quasi tutte le regioni sono in rosso scuro, che indica il rischio più alto. Secondo gli esperti molto è dovuto alla sottovariante Omicron 5, decisamente più contagiosa. Per la Fondazione Gimbe, nella settimana che va dal 15 al 21 giugno, ci sono stati quasi il 60% in più di nuovi casi rispetto a 7 giorni prima. Crescono anche i ricoveri ordinari, più 14,4%, le terapie intensive più 12,6%. Ci sono delle regioni in cui l'aumento dei contagi è allarmante, come il Friuli Venezia Giulia, più 91,5%, e la Calabria, più 131,7%. Per Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, che da ieri si è negativizzato ma che lavora da casa per precauzione, la decisione di molti paesi di eliminare tutte le misure è stata sbagliata e presto ritorneranno. Poi c'è la campagna vaccinale che negli ultimi mesi si è molto rallentata. Ci sono ancora quasi 7 milioni di persone in Italia che non hanno fatto ancora la prima dose. Ieri l'Agenzia Europea per i Medicinali ha dato il via libera a un nuovo vaccino, il Valneva, per la fascia dai 18 ai 50 anni. È il sesto vaccino autorizzato dall'EMA. In autunno poi si attendono i vaccini aggiornati alle nuove varianti. Secondo uno studio pubblicato su The Lancet e che ha riguardato i dati di 185 paesi, i vaccini hanno evitato quasi 20 milioni di morti. E adesso il calcio, i mondiali del Qatar modificano il calendario della Serie A, è prevista una sospensione, una pausa da novembre a gennaio, intanto continua a muoversi qualcosa per quanto riguarda il calciomercato con i grandi club impegnati, vediamo. Nasce una Serie A quantomeno bizzarra, un calendario particolare perché con il primo mondiale d'inverno l'incognita per le squadre è di grande portata. Soprattutto come torneranno i nazionali dal Qatar? Una corsa contro il tempo. Si parte nel fine settimana di Ferragosto con ben 4 turni che si disputeranno entro la fine del mese. La lunga pausa del campionato inizierà il 14 novembre e si tornerà in campo il 4 gennaio. Confermata la formula del calendario asimmetrico andata e ritorno. Niente derby né turni infrasettimanali e alla prima giornata. La caccia al Milan scudettato, gli avversari si stanno attrezzando puntando sui big a parametro zero. Questa signora brasiliana non è a Milano per lo shopping, ma per chiudere l'affare Pogba. È l'avvocato Raffaella Pimenta, alla guida adesso dell'impero di Mino Raiola. Semaforo verde, il polpo sarà a Torino ai primi di luglio e si parla di un ingaggio di circa 8 milioni. Nella prima parentesi tra il 2012 e il 2016 il feeling con Allegri si esprimeva anche nelle sfide a basket e ora ripartono insieme per dare nuovo slancio alla vecchia signora sedata e rivincite che non può fallire. L'Inter che riabbraccia Lukaku è sempre ripresa con l'attacco da svoltire per agevolare l'arrivo di Dybala e c'è anche il tema delle commissioni alla gente. In questa fase c'è chi ipotizza un inserimento del Real Madrid o addirittura dei cugini rossoneri. Trasferta Milano in sentenza per il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, che ha trattato con il Milan il riscatto di Florenzi e ha incontrato il procuratore di Zaniolo Vigorelli per gli scenari futuri. Non è il momento del rinnovo, intanto c'è stato un contatto anche con Paratici, da sempre estimatore di Zaniolo. Una sirena del Tottenham? Vedremo. Adriano Galliani è stato un ospite insolito nella serie dell'Inter con diversi obiettivi. Accordo per il prestito secco di Sensi, informarsi sul destino di Pinamonti, che ha molti estimatori. L'ambizione di Galliani è portare al Monza Pessina, prodotto del vivaio. Interessava anche João Pedro, che invece è molto vicino alla Salernitana.
7:48 minuti, ci fermiamo qui, rimanete con noi però perché adesso c'è Patrizia Iorio, ci darà tutti gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale, poi torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo e poi c'è Gaia Tortora che conduce il dibattito. I suoi ospiti questa mattina: Silvia Sciorilli Borrelli, Stefano Fassina, Massimiliano Lenzi, Alessandro Cattaneo, Michele De Palma, e poi c'è Andrea Pancani, conduce Coffee Break, insieme a lui Carlo Sibilia, Elio Vito, Carlo Puca, Matteo Bassetti. Grazie a tutti voi, ci vediamo domani, una buona giornata.